Ciao a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo video. Questo è un video specifico e dedicato alla mia seconda gravidanza. Diversi video fa vi chiesi se vi faceva piacere che io condividessi con voi, insomma, la mia seconda esperienza, e la maggior parte di voi mi ha risposto positivamente. Anche su Instagram ho avuto tantissime richieste, mi avete fatto tantissime domande, e quindi eccomi qui dove vi spiego, insomma, come è andata, come sta andando la mia seconda esperienza e come ho vissuto il mio primo trimestre e le differenze con la mia prima gravidanza. Innanzitutto vi presento, per chi non mi conosce, io mi chiamo Alessandra, ho 32 anni e sono mamma di Andrea, che ha ad agosto fa 4 anni, e adesso sto per diventare mamma per la seconda volta. Finirò i conti fine novembre, inizio dicembre 2022, e quindi al momento sono incinta di quasi 20 settimane. Cominciamo dal principio, cominciamo da quando ho scoperto di essere incinta. Si dovrebbe cominciare da qua, però vado 3-4 settimane indietro, ok? Giusto perché voglio spiegarvi che il primo mese l'ho passato da incinta senza rendermene conto, perché avevo il ciclo, cioè un ciclo regolarissimo, normalissimo, come viene tutti i mesi a noi donne. A me è venuto così, quindi io praticamente il primo mese non mi sono assolutamente resa conto di essere incinta. Adesso vi spiego. Prima di partire con il video della gravidanza, dei sintomi, degli esami che ho fatto e che si dovrebbero fare, insomma, voglio dirvi che questo è un video semplicemente di scambio di opinioni. Io non sono un medico, non sono una persona assolutamente competente, e sono semplicemente una persona che sta condividendo con voi e con chi mi sta ascoltando, con chi mi sta guardando, la mia personalissima esperienza, le mie due personalissime esperienze. Ci tengo a precisare che ogni gravidanza è a sé, ogni gravidanza è diversa. Diciamo, i sintomi variano da persona a persona. Io vi racconto quelli che ho avuto io, ecco. Tornando a noi, quindi tornando al periodo prima di sapere di essere incinta, io era l'inizio di marzo, ho avuto il ciclo regolarmente e ho quindi continuato a vivere la mia vita come se non fossi incinta. Non che quando sei incinta tu cambi completamente il modo di vivere, il modo di pensare, però magari alcuni cibi che sono da evitare, se non sei incinta non li eviti. Ecco, per esempio, che non sono immune alla toxoplasmosi, dovrei assolutamente evitare carne cruda, pesce crudo, verdure non lavate bene, e sono andata a mangiare sushi, ho mangiato insaccati in quel periodo, quindi vabbè, fortunatamente non è successo niente, però se non siete immuni alla toxoplasmosi cercate di evitare, ecco, di mangiare tutte queste cose che potrebbero nuocere sia a voi che anche al bambino. Poi, per qualsiasi cosa, parlate col vostro medico, col vostro ginecologo, e lui vi saprà senz'altro dare i giusti consigli. E quindi ho cominciato verso, sì, il 10-12 marzo ad accusare un fortissimo senso di stanchezza, ma proprio stanchezza. Però voglio dire, era una stanchezza, magari io pensavo dovuta alla primavera che stava arrivando, quindi dovuta al cambio di stagione, ma io volevo sempre stare sul divano e non ce la facevo. Dicevo, io sono stanca, non ce la faccio, voglio riposarmi. E così, più o meno verso la metà di marzo, adesso il giorno preciso non me lo ricordo, comunque dovevo portare mio figlio a far visita dal pediatra, per il bilancio, insomma, della crescita, eccetera. E il dottore giustamente mi disse: prima di venire fatevi un tampone, quelli là fai da te, sia tu che tuo figlio, visto che qua vengono bambini anche molto piccoli a visita, voglio essere sicuro, sappiamo in un modo o nell'altro se va tutto bene oppure no. Ok, fatevi un tampone, un test per il Covid, ecco. Andrea tutto a posto, negativo, io positiva, io ho preso il Covid. Il Covid in forma molto molto leggera. Vi apro e vi chiudo subito questa parentesi Covid, perché questo non è un video dedicato al Covid, però vi spiego che cosa mi era successo. E quindi ho associato la stanchezza al fatto che avessi il Covid, perché comunque ti senti spossato, ti senti stanco, è una sorta di influenza, di raffreddore, o almeno io l'ho avuto così.
ho avuto, sì, il mocciolino che colava, piccolo raffreddore, naso chiuso e questo senso di stanchezza, di spossatezza, ecco, che non ti sentivi bene, che avevi voglia di startene a letto, di startene sul divano. E quindi ho collegato tutti questi sintomi ovviamente al Covid, no? E perché ero positiva. Fortunatamente poi dopo è arrivato l'assenza di gusto e di olfatto, che è andata via dopo un po', dico la verità. Però fortunatamente mi sono negativizzata quasi subito, poi dopo feci un test molecolare, ovviamente siamo stati in quarantena, ho tenuto monitorato Andrea e anche Riccardo, ma nessuno dei due fortunatamente ha preso il Covid, io non gliel'ho mischiato, sono sempre stata a casa durante la quarantena con la mascherina e tutto, però quindi fortunatamente non hanno preso niente, né Andrea né Riccardo, anche perché comunque facevo i tamponi ad Andrea tutti i giorni, Riccardo anche si faceva i tamponi tutti i giorni. Alla fine poi, quando mi sono negativizzata, quando è passato tutto, sono tornata al lavoro, ma quindi ho ripreso regolarmente la mia vita, ma io questa stanchezza continuavo a percepirla, continuavo a sentirla e dicevo: io non ce la facevo, io non voglio fare proprio niente, non ce la faccio fare niente, ho sonno, sono stanca. Tant'è che Riccardo si diceva: ma scusami, ma che c'hai? Ma che è successo? Riccardo, il mio compagno, forse avrai bisogno di una cura di vitamine, chiama il medico e vedi perché ti senti così stanca, perché così, perché colì. Così il medico di base mi diede una cura di integratori, diciamo di vitamine, per supportarmi un pochettino. Però io comunque avevo sempre questa stanchezza, questo senso di spossatezza. Quando mi capitava anche mezz'ora io la passavo a dormire, ecco, vi ho spiegato, vi ho detto tutto. E poi subito dopo, velocemente, proprio arrivata in maniera precoce, la nausea, che i primi 2-3 giorni è cominciata con un fastidio, un piccolo fastidio agli odori. Mi dava molto fastidio l'odore del cucinato, di quando tipo tu entri in casa e c'è odore di pollo con patate al forno, che è un odore che a me è sempre piaciuto. No, mi dava fastidio, mi faceva venire la nausea. Poi successivamente, quindi passavano i giorni, continuavo ad avere questo fastidio, questa stanchezza, ho detto: no, oddio, magari che saranno ancora gli strascichi del Covid, magari sarà che ho preso l'influenza, magari, non lo so, sarà una mia cattiva predisposizione, adesso non lo so che cos'è. Comunque passano i giorni e quando sta per arrivare il ciclo del mese successivo non arriva. Così decido di fare un test di gravidanza e faccio il Clear Blue, quello là con il test digitale, dove ti dice se sei incinta e dove ti dice anche delle settimane. E in effetti ero incinta da più di 3 settimane. Quindi dal momento in cui tu scopri di essere incinta, che cosa devi fare? Chiamare il tuo medico di base, farti prenotare, ovviamente dire, avvertire chi è appena scoperto di essere incinta e magari vedere lui che cosa ti consiglia di fare, lui, lei, il tuo medico di base, insomma, vedere che cosa ti consiglia di fare. La prima cosa che ho fatto è stata farmi prescrivere le beta-HCG, che è un prelievo di sangue dove vedi se effettivamente sei incinta. Per andare dal ginecologo non puoi presentarti con il test di gravidanza, giustamente il ginecologo ha bisogno di un risultato su carta, quindi vuole il prelievo, vuole l'esame del sangue. E quindi la beta-HCG. All'interno di queste analisi ci sarà scritto un valore, se è 0 o meno di 5, 6, meno di 10, insomma, non sei incinta. Se è più di 15, 20, insomma, adesso ci sono dei valori di riferimento che adesso non ricordo, però se sono altissime, sicuro sei incinta. E io avevo le beta di quasi 4000, mamma, quindi era una gravidanza già iniziata, ecco, e quindi era sicuramente più di 3 settimane, era di quasi 5 settimane, 5-6 settimane. Così con i risultati delle beta prenoto una visita dal ginecologo per fare la prima ecografia, per vedere, ecco appunto, di quanti embrioni si sta parlando, se uno o più di uno, per vedere se c'è battito. Il battito solitamente so che si sente verso la settima, ottava settimana, prima ancora no, e a me non si era ancora sentito il battito perché ero a 6 settimane e quindi era solo per vedere la camera gestazionale, insomma, per attestare la mia gravidanza.
quindi effettivamente ero incinta. E, è stata una notizia bellissima, ma che mi ha anche sconvolta, perché io non me l'aspettavo, onestamente. Sappiamo come vengono al mondo i bambini, ok? Non vengono mica con la cicogna, però non me l'aspettavo, onestamente. E quindi la ginecologa ti comincerà a dare delle analisi da fare, delle analisi del sangue da fare, ti dirà le ecografie da fare. Bravo, mamma! Ti dirà delle ecografie da fare, ti dirà diverse cose che dovrai fare e che dovrai seguire. Ho cominciato a parlarne con il mio datore di lavoro del fatto che sono incinta, dipende poi anche dal lavoro che fai. Ci sono alcuni lavori dove tu devi stare necessariamente a casa quando sei in dolce attesa. Dal primo giorno che lo sai devi subito stare a casa, perché ci sono lavori per esempio molto più pesanti, chi lavora per esempio con i bancali, montacarichi, queste cose così, non può sottoporsi a sforzi così pesanti, poi soprattutto all'inizio. Ci sono alcune tipologie, categorie di lavoro dove devi stare a casa, altre invece dove puoi lavorare regolarmente. Nel mio caso, se la gravidanza è fisiologica, come si è verificato, e non è a rischio, io posso lavorare tranquillamente, senza alzare troppi pesi. Lavoro comunque nel commercio, in ambito commerciale, in un negozio, quindi quello che faccio, insomma, servire i clienti, ecco, non compromette assolutamente il mio stato di la mia gravidanza, ecco. E quindi una volta che hai detto tutto al lavoro, per informare, però ovviamente ci sono persone che per scaramanzia non vogliono dirlo, io infatti non l'ho detto subito qui anche su YouTube, proprio perché all'inizio è meglio non dirlo, per una questione, vedi, scaramantica, vedi che non si è ancora assestato tutto. È sempre meglio aspettare la fine del primo trimestre, quando si regolarizzano gli ormoni, quando ti senti un po' più tranquilla, quando hai cominciato, e sottolineo cominciato, ad essere consapevole di quello che ti sta accadendo, perché comunque è una bella cosa. E poi quando tutto si è appunto regolarizzato. Passiamo ai sintomi, ai sintomi che ho avuto io nel primo trimestre di questa gravidanza. Come ho detto prima, stanchezza cronica, volevo dormire sempre e comunque. Nausea, la nausea è stata ed è ancora adesso, con il secondo trimestre sono quasi a 20 settimane, cosa che si dice che la nausea ti passa dopo la fine del primo trimestre, invece non è stato così, io ce l'ho ancora adesso e ancora in questo preciso momento ce l'ho. È stata una nausea fortissima, è una nausea fortissima che è cominciata da, sì, sensazione di fastidio con gli odori del cucinato. Ho nauseato completamente il caffè. Da quando questa gravidanza ha avuto inizio io non bevo più caffè, sono quasi 5 mesi che io non bevo caffè, e se ne assaggio un pochettino vado a rimettere, vi giuro, perché proprio non riesco più a tollerarlo. L'acqua naturale, ho nauseato l'acqua naturale, cioè com'è possibile? Vabbè. Io adesso bevo solo acqua frizzante, non sarà sanissimo bere acqua frizzante piuttosto che acqua naturale, però è l'unica cosa che mi disseta, mi fa digerire un pochettino meglio, mi alleggerisce, ecco, piuttosto che appesantirmi, l'unica acqua che trovo gradevole. Tanto, voglio dire, non bevo altro, non bevo caffè, ogni tanto bevo un bicchiere di tè freddo, insomma quello in bottiglia, giusto per tirarmi un po' su quando mi sento un po' a terra, o il Polase. Poi per il resto non bevo niente, non bevo alcolici perché comunque fanno male, non bevo bibite, chissà che bibite particolari, non bevo Coca-Cola, non bevo niente, niente di niente, solo acqua frizzante, anche 2 litri riesco a bere quotidianamente, quindi senza problemi, e basta. Latte di soia, zero, zero di zero. Poi un'altra cosa che sicuramente molti di voi si stanno chiedendo è: le voglie le hai mai avute? Fino ad adesso non ho particolari desideri di mangiare cibi, ok, piuttosto prediligo il salato al dolce, il dolce non lo mangio, nel senso non ho mai avuto questa passione mega galattica per il dolce, nel senso a me non piace il cioccolato, vi parlo tipo quello delle uova di Pasqua,
le tavolette di cioccolato a me non piacciono, al massimo magari ogni tanto mi faccio per colazione pane Nutella, oppure mi mangio la nastrina, oppure mi mangio la briochina, quindi sempre molto secca, molto asciutta, ecco. Ma non è che ho particolare voglia di dolci, tipo dopo cena voglio mangiare il gelato, zero, zero, di zero, di zero. Io sono sempre stata così, nel senso che il dolce non l'ho mai prediletto più di tanto, sono sempre stata più tipo da pizza, da rustico, piuttosto che da gelato, biscotti o Nutella, assolutamente. Poi, voglio dire, ripeto, ogni gravidanza è a sé, ogni persona è a sé, ogni persona è diversa, quindi può sviluppare gradimenti differenti oppure no. Quindi abbiamo detto nausea, fortissime, stanchezza, fortissima, spossatezza, fortissima, voglie, no, anche perché io riuscivo a mangiare, ripeto, riuscivo, il caffè non lo bevevo, riuscivo a bere solo acqua naturale, frizzante, e per tipo un paio di mesi a pranzo io ho sempre mangiato solo riso in bianco condito con un filo d'olio e un cucchiaio di parmigiano reggiano, basta. La sera mangiavo o un pezzetto di pizza, ma la pizzetta della Coop, che viene fatta in un modo tale tipo un po' focaccia, un po' alta, le classiche pizze in teglia, che mi dava sollievo, mi piaceva, poi essendo comunque mollicosa la pizza, quella pizza là, non mi dava la nausea. Oppure mangiavo la pasta o mangiavo del pane con quello che mi andava, in questo caso con del prosciutto o del formaggio, ma non riuscivo a mangiare carne, pesce, verdure, legumi, niente, niente di niente. Avevo voglia proprio di rigettare tutto. Fortunatamente non ho mai rigettato nulla e quindi è andata così, è andata come è andata. Adesso più che altro volevo confrontare anche il mio primo trimestre di questa gravidanza con quello di Andrea. Sarò breve, insomma, sarò concisa, perché ripeto, ogni gravidanza è a sé e questa gravidanza è iniziata già completamente diversa con quella di Andrea. Io ho un altro bimbo che, come vi ho detto, ad agosto farà 4 anni. E innanzitutto io avevo 27 anni quando scoprì di essere incinta di Andrea, e l'ho scoperto proprio il giorno di Sant'Andrea, il 30 novembre, e quindi è stata una notizia bellissima. E quando feci la prima ecografia, scoprimmo che erano due, che erano gemelli. In quel caso specifico era una gravidanza bicoriale biamniotica, cioè due gemelli diversi. Poi però verso il, mi ricordo se il secondo o il terzo mese, per il momento, il periodo preciso adesso non lo ricordo, però comunque prima della fine del primo trimestre, io il gemellino di Andrea l'ho persi spontaneamente con una fortissima emorragia. E mi accompagnarono in ospedale, stetti in ospedale per, mi pare, anche più di una decina di giorni, insomma, e mi sottoposero alla terapia ormonale, quindi con il Prontogest, con le siringhe di Prontogest, ovvero il progesterone, insomma, mi hanno dato una cura di ormoni perché avevo uno scollamento, stavo rischiando di perdere anche Andrea, e quindi per chiudere lo scollamento, quindi per chiudere, rafforzare la gravidanza, quindi per chiudere l'utero, avevo bisogno di questo farmaco, ecco. Ero un po' scioccata, anche perché è stato tutto insieme, quindi ho scoperto di essere incinta così, la mia prima gravidanza, erano gemelli, poi ho perso un gemellino, e poi dovevo stare attenta, dovevo stare a riposo assoluto perché dovevo fare questa cura ormonale, insomma non stava andando benissimo, avevo tantissima paura, qualsiasi cosa mi succedeva avevo paura di perdere Andrea, io allora non sapevo se era un maschietto o una femminuccia, non potevo saperlo ancora, aspettavo la strutturale, la morfologica, che è un'ecografia che si farà nel secondo trimestre, che poi vedremo più avanti, e quindi avevo paura di qualsiasi cosa. È una cosa che poi ho superato e doveva andare così, insomma. Per quanto riguarda invece le nausee, i sintomi, bene o male, sono stati gli stessi, dico la verità, anche se in forma molto, ma molto più lieve.
con Andrea io ho avuto nausea, sì, ma era l'1% rispetto a quella che ho adesso. Odori che prima erano gradevoli per me, con la gravidanza, vi parlo adesso di quello di Andrea, erano sgradevoli. Per esempio l'odore della carne mi dava molto fastidio, il caffè non l'ho nauseato. La cosa che ho nauseato con Andrea era il cappuccino caldo, cioè nel senso il latte caldo con il caffè latte caldo, mi ha sempre dato fastidio. Quindi ancora adesso io, se anche devo bere il caffè macchiato, metto sempre il latte freddo, non metto mai il latte caldo. Con Andrea non avevo, neanche con Andrea ricordo di aver avuto particolari voglie. Per quanto riguarda gli esami che ho fatto durante il primo trimestre, sia di Andrea e sia di questo bambino o questa bambina, non so ancora il sesso. Allora, nel primo trimestre, a parte la prima ecografia, a parte le beta e la prima ecografia, dove si attesta appunto la gravidanza, poi ho fatto l'esame proprio ufficiale che si fa come screening, come esame importante del primo trimestre, che va verso la fine del primo trimestre. È un test combinato che si chiama traslucenza nucale con il duo test o B-test. Il B-test è un prelievo di sangue che va associato con la traslucenza nucale, dove che è un'ecografia un po' più approfondita, dove si vede, innanzitutto si sente il battito e si vede un attimino come sta andando la gravidanza, se il bambino si sta formando come dovrebbe, e in più questo esame specifico, ripeto, combinato al duo test o B-test, va a misurare il rischio che sia alto o basso di malattie cromosomiche che potrà avere il bambino, diciamo ti indica il rischio e se sarà il caso o meno di procedere con la villocentesi o l'amniocentesi in un secondo momento, quindi con altri esami più specifici. Praticamente si va a vedere, adesso non vi so spiegare tantissimo, però si va a vedere una parte specifica del retro della nuca del bambino, e ci sarà poi un valore che verrà combinato con il duo test, il B-test, e da là si vedrà se il rischio di cromosomopatie, quindi malattie cromosomiche, sarà alto o basso. Se sarà alto dovrete farvi consigliare dal ginecologo gli esami da fare, poi vi dirà tutto lui. Se è basso invece potete andare avanti con gli esami, insomma, regolarmente. Nel mio caso, sia nel caso di Andrea, nel caso di questo bambino o questa bambina, il rischio è stato basso. Poi, inoltre, già nel primo trimestre, se vuoi, puoi anche fare un altro esame che si chiama prenatal safe, prenatal test, adesso non ricordo come si chiama esattamente, comunque è un prelievo, un esame del sangue, dove estrapolano dal tuo DNA, il DNA fetale, quindi il DNA del bambino, per vedere se può avere malattie cromosomiche e anche il sesso, sin da quasi subito, ecco, sin dalla 12ª, 13ª settimana. Quindi questo è stato sommariamente il primo trimestre. È stato difficile anche perché non riuscivo a mangiare niente, differentemente da Andrea, che comunque bene o male le cose le riuscivo a mangiare senza problemi. Un'altra cosa importante del primo trimestre è stato la differenza, il confronto che voglio farvi con l'aumento ponderale, ovvero con l'aumento di peso. Nel caso di Andrea, vedi la terapia ormonale, vedi che sono stata a riposo forzato per tutto il primo trimestre, per quasi tutto il primo trimestre, fino al quarto mese, che poi è andato tutto a posto. Con Andrea ho preso 13 kg, quindi da che ero 60 kg ero magra, ecco, perché sono alta 1,70 m, quindi ero 60 kg e ho concluso la mia gravidanza di Andrea con 73 kg. Il punto è che, perché i ginecologi sono così ossessionati dal non farci mangiare tanto, dal non farci prendere chissà quanto peso? Semplicemente perché i chili che prendi in gravidanza poi dopo è molto difficile da sono molto difficili da togliere, e per questo cercano sempre di farti mangiare, cioè nel senso di darti dei consigli, farti mangiare sano, però senza eccedere. Perché c'era prima un detto che bisognava mangiare per due, quindi devi mangiare, devi portare nutrimenti, eccetera. Questo mito è stato completamente sfatato, ma lo sappiamo già,
E quindi basta che mangi le cose essenziali, più che altro basta che mangi quello, quello che hai sempre mangiato, senza eccedere, senza andare a mangiare schifezze, senza andare a mangiare cose che ti possono fare ingrassare, perché ingrassare in questo periodo sicuramente si prenderà peso. Apro e chiudo parentesi, sicuramente si prenderà peso, però bisogna avere un aumento ponderale con cautela, nel senso che se si eccede troppo, se si aumenta troppo di peso, potrebbe essere rischioso anche sia per te mamma, futura mamma, che anche per il bambino. Puoi andare in gestosi, potrai avere problemi di pressione, insomma ci sono delle conseguenze, quindi meglio limitarsi, ma mangiando sano, mangiando comunque nutriente, mangiando comunque tutto, che ne so, la pasta, il riso, la carne, il pesce, le verdure, la frutta, insomma i legumi, tutto, mangiando tutto, ma senza eccedere. Con la gravidanza di Andrea ho preso, come vi dicevo, 13 kg e da quei 13 kg avrò perso quei 2-3 kg di liquidi, insomma, però voglio dire, 70 sono rimasti. Ci sono persone che tornano al peso pregravidico, altre come me no, non sono più tornata al mio peso pregravidico. Con questa gravidanza non è che sono partita da 60 kg, sono partita da 73 kg e l'unica differenza è che dall'inizio, dal principio, da quando la prima volta la ginecologa mi ha pesato all'ecografia della sesta settimana, quindi dall'inizio gravidanza 73 kg, io adesso a 19 settimane mi ritrovo 73 kg. Io non sono aumentata di peso, ma non perché abbia seguito chissà che dieta, chissà che regime alimentare particolare, assolutamente niente. Quello che mi andava di mangiare, quello ho mangiato. Ovviamente non sono ingrassata, anche perché durante la nausea io mangiavo poco e niente, mangiavo la maggior parte del tempo, io stavo digiuna, non avevo voglia di mangiare niente, ma non escludo che aumenterò di peso, però cercherò sempre di stare attenta, anche perché comunque adesso con il secondo trimestre, quindi quando gli ormoni mi si sono un po' più stabilizzati, la nausea dovrebbe passare, ma nel mio caso non è passata, si è un po' affievolita, questo sì, ma ce l'ho comunque tantissima, è veramente tanta, e quindi adesso non è ancora concluso il mio secondo trimestre. La settimana prossima io farò l'ecografia morfologica, quindi che è un esame, lo screening del secondo trimestre, quindi l'ecografia forse più bella di tutta la gravidanza, perché innanzitutto scopriremo il sesso del bambino e poi insomma dove si vedrà per bene l'anatomia del corpo, come si sta formando, come si sta evolvendo, se si sono sviluppate per bene le ossa, tutti gli organi, e quindi sarà una bella ecografia, anche abbastanza lunga. Come medicine, come integratori, ecco, sicuramente il ginecologo, il medico vi consiglieranno l'acido folico, una vitamina importantissima da assumere per tutta la durata della gravidanza, e in più magari se vi serve, a me è servita per esempio, ci sono anche degli integratori specifici per la gravidanza. Io nel mio caso specifico ho preso i Natal Ben, ma semplicemente per cercare di tenere a bada un po' la stanchezza e la spostatezza, per tirarmi un po' su, un complesso di integratori insomma specifici per il primo trimestre. Ma per qualsiasi cosa parlatene assolutamente con il vostro ginecologo, con il vostro medico, comunque con una persona competente. A me questi integratori mi hanno dato un pochettino di spinta in più, dico la verità, anche se voglio dire non è che abbiano fatto chissà che cosa, un po' sì, l'ho sentita la differenza, però adesso non mi sento più così stanca di come mi sentivo allora. Ho ripreso un po' la mia vita, ecco, quella che avevo messo in stand by fino a qualche settimana fa. Prima anche con le pulizie non volevo fare niente, non riuscivo a fare niente, adesso già sono molto più attiva, sono molto più operativa, non sono più infastidita così tanto dagli odori come lo ero prima. E quindi adesso insomma mi accingo anche a cucinare, poi adesso ho il Monsieur Cuisine, quindi mi sbizzarrisco un pochettino. Sei stato bravissimo.
mi sbizzarrisco tantissimo a cucinare, diciamo, sto riprendendo quella parte di me che avevo lasciato, che avevo messo in stand by fino a qualche settimana fa, e di questo sono molto contenta, veramente, dico la verità. Comunque, volevo dirvi prima di chiudere questo video, spero innanzitutto che vi sia piaciuto. Se volete il continuo di questo video, quando magari per la seconda parte di questa gravidanza, quindi con la fine del secondo trimestre, insomma, se volete altri video dedicati alla mia gravidanza, alla mia seconda gravidanza, fatemi sapere nei commenti, perché ci tengo tantissimo. Questo è stato il mio primo video, ecco, proprio specifico per la gravidanza, quindi mi sono anche un po' sentita impacciata, perché non è propriamente un genere di video che faccio, ecco, ma spero che comunque vi sia piaciuto e spero che vi abbia tenuto un po' di compagnia, e soprattutto spero che sia stato utile a qualche futura neomamma, o magari chi sta aspettando la prima volta il suo primo bambino, la sua prima bambina, o anche chi sta per diventare mamma per la seconda o terza volta o quarta volta. Se avete domande, magari non esitate a scrivermele qui sotto nei commenti, io sarò lieta di rispondervi, o anche magari potranno dare spunto per un prossimo video. Spero di esservi stata utile, spero di avervi tenuto compagnia, e niente, io chiudo questo video e vi abbraccio fortissimo, vi ringrazio sempre per il vostro appoggio, per il vostro supporto. Vi mando un bacione grande e, come vi dicevo prima, un abbraccio fortissimo. Vi ringrazio come sempre per avermi seguito fino a qua, per avermi ascoltato fino a qua, e vi aspetto come sempre, se lo vorrete, al prossimo video di pulizie, video organizzazione pasti, video della gravidanza, qualsiasi tipologia di video. Ciao! Ti voglio bene. Sì, sei carino. Anche tu sei tanto carino. Sei brutto, papà! E mamma? Sì? Voglio fare una foto. Ok, facciamoci la foto. Cheese. Sì.